Buonasera ragazzi, grazie a tutti per essere venuti e per aver compilato il famoso Google Form con la domanda obbligatoria, quindi non ci fate scappare dalla domanda. Ci siamo presi un quarto d'ora accademico e non volevamo troppo disabituarvi al timing delle lezioni. Io faccio semplicemente una breve introduzione, sono parte di ESTEC che assieme a Fortune Factory, per il quale abbiamo di Davide Salvador, abbiamo organizzato questa serie di conferenze e di workshop in collaborazione con noi, c'è anche con la Nation Lab, con la linea di concessione dell'Università di Trieste. Per chi non lo sapesse, con la Nation Lab è diciamo una sorta di spin-off, è una sorta di spin-off dell'Università di Trieste, il cui scopo è quello di formare, diciamo così, dei giovani imprenditori. Anche quindi, siccome adesso si sono riaperte le iscrizioni, non so se qualcuno di voi ne aveva sentito parlare, magari. Qualcuno l'aveva sentito? Ok. Avete partecipato alle iscrizioni? No. Appunto, adesso sono riaperte le iscrizioni fino a fine marzo. Non serve, diciamo, avere già un'idea predefinita o definita, appunto, di un progetto imprenditoriale. La richiesta è più che altro quella di essere intraprendenti e di spaziare da competenze trasversali. Quindi sicuramente, a parte l'ambito classico didattico, vi sarebbe molto utile capire come funziona poi effettivamente anche quando bisogna mettere in piedi un progetto. Se volete andare a dare un'occhiata sul sito, se volete chiedere informazioni a me, piuttosto se volete scrivere al contatto di Show Lab, saranno felici di rispondervi. Detto ciò, due cose soltanto sul percorso, cioè sul senso di questo che stiamo facendo. Il nostro obiettivo, la nostra mission come STEP, che è un'associazione che comunque fa parte dell'Università di Trieste, che fa parte comunque dell'ambito europeo, non siamo soltanto qua a Trieste, ma ci sono diverse sedi. Ciao! È quello di cercare di fare un po' da collante tra istituzioni, quindi in questo caso il mondo dell'università e il mondo accademico, e poi quello che è il mondo del lavoro, che in realtà è molto diverso rispetto a quanto non si creda prima di entrarci. Anzi, abbiamo un po' di un'esperienza diretta, quindi ci potrà raccontare. Cavia! Claro. Sì. Applauso! Quindi questo è il nostro scopo e questo è, diciamo, siamo partiti così quest'anno, già c'erano dei eventi negli anni passati e da adesso in poi cercheremo di organizzare sempre più eventi che proprio cerchino di portarmi verso questa cosa, quindi cercare di far combaciare un po' istituzioni, colmare questo gap enorme che si è creato, avendo l'opportunità anche di parlare appunto con persone che sono responsabili di azienda o che lavorano con che sono ex studenti di Trieste, quindi vi sanno dire no, un po' più in concreto. Sono ben accette i vostri suggerimenti o i vostri interessi particolari, anche che non siano soltanto riguardanti cose specifiche. Può essere anche, per esempio, intelligenza emotiva, ho detto una cosa a caso, questo è un tema che mi sta molto a cuore e questo, insomma. Abbiamo Davide Salvador, che è responsabile Option Factory, che sarà incaricato, sarà lui a tenere questa serie di conferenze e workshop, penso anche poi in collaborazione con qualcuno. Si vedrà nel tempo, si vedrà nel tempo. Vogliamo essere informati, cioè tenete presente che qualsiasi richiesta viene accetta, qualsiasi domanda viene accetta, proposta, nel senso che questa non è una lezione universitaria. Non siamo qua per acquisire le conoscenze, ma siamo qua per cercare di colmare il gap, e questo vuol dire che bisogna interagire. Per qualsiasi cosa quindi chiedete da me. Ci siamo. Perfetto. Allora io do la parola e lascio la parola. Grazie. Benvenuti. Allora. Allora, come ha detto il nostro buon presidente,
io vi parlerò, ho una certa età che non potrò parlare, non mi fermerò mai più, da questo parlato mi tranquillo, però vorrei che parlassimo tutti insieme. Il motivo per cui c'era la domanda di tutti gli aspetti da questa conferenza, e se ho chiesto io di metterlo, mi sono fatto stampare le risposte. Io ringrazio tantissimo Mattia per la fiducia nella mia capacità visiva, una certa età che ho detto non riesco a leggere questi caratteri piccolini, ma l'idea era appunto anche di sentire che cosa voi volete sentire, che cosa vi incuriosisce del mondo del lavoro, perché quello che vediamo noi è un enorme gap tra chi esce dall'università e tutte le materie che deve acquisire per essere operativo in un'azienda. Stiamo parlando che una persona meno laureata può metterci da uno, due, anche a sei mesi prima di essere ottenuto valore per noi. Quindi vuol dire che per noi ci sono fino a 6-8 mesi di investimento su chiunque di voi entri in azienda prima di andare in un ritorno. Questo è un po' triste, da un certo punto di vista, perché sembra quasi che l'università non serva, no, non è vero, l'università serve, vi dà certe skills, vi dà certe competenze, vi dà un certo modo di ragionare che sono qui, non vi dà tutta una serie di strumenti, di conoscenze, di competenze, di esperienza che vi serviranno. Purtroppo alcune cose le potete acquisire solo lavorando. Questo non vuol dire che dovete lavorare insieme in azienda, c'è modo anche da autodidatti di smanettare, provare, e parleremo durante questa serata con quello che è tutto ciò. Prima di passare a questa, una brevissima presentazione, giusto per dire come sono, chi sono io. Mi chiamo Davide, ho il programma da una dozzina d'anni ormai, in Italia e all'estero, in Irlanda, quindi c'è anche una interessante, magari se volete ne parliamo, una differenza tra il lavoro in Italia e il lavoro all'estero, due mondi per certi versi molto diversi, per certi versi accomunati dalle forze caratteristiche. Ho lavorato in .NET, in Java, ne parleremo anche di questo. Questo solo per dire che ho un minimo di esperienza, l'ho vista un po', so di cosa sto parlando, sono stato studente universitario anch'io, full disclosure, non sono laureato, quindi non datemi del dottore in alcun modo. A un certo punto dei miei studi, verso la fine, mi mancavano qualche set-up esami, ho trovato l'opportunità di andare in Irlanda a fare un internship, la parola stage non esiste all'estero, dimenticatevela, se non lo trovate. E purtroppo mi è piaciuto così tanto che sono rimasto là in una finita. Nel frattempo non c'è più cosa di darla, quindi vabbè, pazienza. Quindi spero che magari questo aiuti anche ad abbattere un attimino la barriera. Sono un nerd, gioco di computer, gioco di ruolo, per cui guardo anche le serie TV, siamo tutti sulla stessa barca, magari abbiamo visto alcuni che abbiamo guardato anche nati, Marco sei zitto. Marco mi ha cambiato una soglia, l'altro giorno il collega ha iniziato a canticchiare la sigla di Jurassic Park. Guardate anche non si fa che anno è uscito 93. Ok, quanti erano nati qua nel 93? Cazzo, sono sempre vecchio. E con questo la tiriamo fuori dalla strada, Marco. Ma se no magari qualcuno l'ha tra io l'ho visto. Spero che così vado al cinema. Al cinema. Ecco. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo a vedere le domande, le vostre risposte a tutti gli aspetti che avete discusso o affrontato durante il ciclo di conferenza. Fase di programmazione, ne parliamo. Metodologie, tool, linguaggi più richiesti, domini applicativi. Ok. Presentazione di unità volte alle aziende con esempi completi di lavori realizzati. Introduzione software, tool, altri strumenti utilizzati dai programmatori. Ok. Primo. Parola di un'attività professionale sotto davvero, fare cosa questa cura, cosa e come questa cura collabora con l'azienda. Ok? Da una parte abbiamo un aspetto tecnico, dall'altro un aspetto di qual è il ruolo del programmatore. Machine learning è AI. No, non ne parleremo particolarmente oggi, lo spiego perché. Ed
intelligenza artificiale più evolute, sopra, o sommessa, working on it. La professione del software evidentemente, in GIF già ne parleremo oggi e nelle volte future. Esplorazione del ruolo del software developer nell'azienda, competenze, ruolo professionale, già di altro, nessuna aspettativa, non piace essere sorpreso. Software developer, opportunità di lavoro, competenze necessarie, opportunità di lavoro mi piace perché c'è qualcuno che parla perché pensa in avanti. Utilizzo il software, utilizzo di fare le cose con una fanale di grafici, ok? Simulazione e analisi numerica dei dati. Ok, analisi numerica dei dati non è di solito una applicazione molto pratica. Tranne rari casi. Per i dettagli, come diventare soprattutto dell'opera. Attività pratica fondamentale, come destreggiarsi la ricerca di posti di lavoro nel settore, estratto per l'azienda online e la relativa più corretta. Quindi la professione, un'esperienza particolare, sono curioso di sapere, ascoltare, scoprire nuovi idee di punto di vista. Mentalità testa. Da dove cominciamo? Cominciamo da quello che sapete voi. Che cosa pensate che voglia dire fare con una cosa? Zitto! Tu sei lui che non può fare domande a un po'. Dipende dal ruolo. Sono un ingegnere, il fatto di studiare come impostare un determinato software. Okay. Nel caso del programmatore, nel cosiddetto programmatore, è puramente scrivere il codice di un programma studiato o messo a punto da un ingegnere o da un gruppo di persone. Ok, quindi l'ingegnere e il programmatore. Ne vengono in mente altri? Cioè, dipende su che ambito lavoriamo, cioè potrebbe aver bisogno anche di qualcuno che sappia molto bene sia qualcosa di sistemi, sia qualcosa di database o cose simili, se vogliamo dire. Era più o meno di più. Programmatore, sistemista. Hai detto ancora un altro? Vigilante del database. Di manager, giusto? Di manager. Qualcuno che sappia, se dipende dall'ambito, ma qualcuno che sappia nell'ambito di sicurezza, perché comunque sviluppa un software. Non è in considerazione per la questione di sicurezza. È una domanda legittima? È essenziale, però
Certo che essenziale, le competenze di avere fare il test da chi non vale. Come devo essere più del nostro profondo rapidamente a prendere la situazione. Diciamo che c'è un grosso skill set perché esistono tutta una serie di tool di test automation per cui ti permettono di automatizzare il test, che può essere dallo quello che letteralmente ti simula il movimento del mouse e il click sulla tua faccia web, piuttosto che se c'è un'app Android iOS ti simula i click sul telefono e verifica l'applicazione, che è una piccola parte di programmazione se vogliamo, ma molto specializzata, molto complicata. Cioè, non dovete saper scrivere un programma, saper scrivere un'automazione di un testo. Qualcuno mai, qualcun altro? Siamo tutti d'accordo che queste sono le figure del mondo dell'informatica? Project manager? Bello il project manager. Project manager è quello che coordina e si assicura che tutti siano on time, on schedule, eccetera. Investitore? No, l'investitore, ovvero l'officina che è la tecnologia direttamente Money Sulus. O cliente. Posso fare il secchione? No. Dai, fai il secchione. C'è una figura che ne aveva parlato, che stavamo parlando, che è il commerciale, che per quanto non si pensa, per quanto di solito non si pensa, faccio il programmatore. Ah, bellissimo. Chi se ne frega il commerciale? E invece per me è grande diventa la più nel dettaglio, cioè un fattore di cortocircuitazione, per cui non sei più soltanto quello che scrive il programma, ma sei anche quello che si interfaccia direttamente con il cliente e devi capire molto bene su. Che molto spesso è una lista usata. Sì. Dicevo, va bene, al di là che se ne posso tagliare un altro paio volendo a seconda. Questo è il modo che lo vedete voi, giusto? Avete sentito parlare di Armin, avete sentito di uno che si specializza nell'interfaccia grafica, avete sentito che si specializza nel programmatore. Teoricamente noi avete sto parlando di questo lì. Nessuna obiezione? Questo schema, questa suddivisione, nasce in modo negli anni 70. Non ha nessuna coerenza con la realtà odierna. Cominciamo a infrangere un attimino di tre concetti. Bias. O per meglio dire, tutto questo. Tutte queste figure, chi analizza che cosa dovrebbe fare il software, chi lo, più che ingegnere, non è che si usa il termine architetto, cioè ovvero chi decide la struttura generale del software e come i pezzi interagiscono fra di loro, piuttosto che chi scrive attualmente il software, chi lo mantiene in produzione, DB manager, security, come professioni indipendenti, cioè io faccio il DB admin, la mia vita nasce e muore con la database, sono storia del passato. Lo troverete forse da qualche parte in grandi aziende che lavorano ancora nel sistema patriarcale italiano con un dirigente di 70 anni che continua a mantenere una certa suddivisione dei ruoli. Non è il futuro, non è quello che dovete puntare, questo non è il modello con cui voi dovete affrontarvi quella qui. Perché dagli anni 70 a oggi le cose sono cambiate. Da dove viene fuori questo? Questo viene fuori da una metodologia di sviluppo che si chiama Waterfall. Avete mai sentito parlare di Waterfall? Si è stabilita gran parte purtroppo di una sorta di scambi americani d'APA, una metodologia di sviluppo che prevedeva che il cliente arrivasse con dei requisiti,
io ho bisogno di un software per registrare i miei esami universitari. Voi siete qui. L'analista e o il commerciale facevano l'analisi dei requisiti e producevano una cosa che si chiamava documento di requisiti. Raccoglievano tutte le esigenze, parlavano già a volte di si cerca adesso una schermata per introdurre lo studente, introdurre l'esame, mettere il voto, tutto questo io. Quando era finita l'analisi, e solo quando era finita l'analisi, questo andava in mano al nostro architetto, che disegnava classe per classe, disegnava l'intera applicazione, al punto addirittura di disegnare classe per classe che dovevano fare, quali erano i punti, quali erano i vari componenti, ma proprio abbastanza in dettaglio. Il programma poi a questo punto era una cazzo di scimmia da strada che traduceva quello che aveva detto l'architetto in codice, produceva una, questa è l'altra, lo dava in mano al developer, il developer lo dava in mano tester, che si preoccupava di verificare che tutto fosse quello che è stato prodotto qua, matchasse il documento dei requisiti, dopodiché il tutto veniva mandato al sysadmin, che era quello che prendeva il programma, lo metteva sul server, lo metteva in produzione, lo rendeva disponibile al cliente finale. Tempo complessivo di questa operazione 2-3 anni. Vedete il problema? Pensate a quando vi siete iscritti all'università, quello che vi serve servito il primo anno dell'università e quello che vi serve il terzo o quarto anno dell'università o magistrale, quello che è. Le vostre esigenze sono cambiate in 3 anni. Le vostre aspettative sono cambiate, ma soprattutto questo è un bellissimo telefono con fili. Chi mai ha mai giocato al telefono con fili? Sapete come va a finire. Quello in fondo non ha capito tutt'altro rispetto a quello che ha detto il primo. Questa serie di step prevedevano che a ogni punto ci fosse qualcuno che si occupava di quello step, che nasceva, le cui responsabilità nasceva e moriva di quello step. E guarda caso era la prima questione. Diversi anni per sviluppare, diversi milioni di dollari di euro per sviluppare un progetto, più di 2/3 fallivano. Fallivano cosa vuol dire? Che arrivavano in fondo qualcosa che non serviva, non soddisfaceva dei requisiti, non soddisfaceva l'esigenza di base, e quindi erano soldi buttati via. Quando non hai più, quando ti arriva qualcosa qua, ah ma questo è fatto nel modo A o nel modo B. Cosa vuole dire il cliente? Non c'è modo di fare dei propri. Flusso monodirezionale e non solo, ma hai quel bellissimo effetto di, come chiamiamo, silos, per cui ognuno si preoccupa del suo orticello, tutto quello che gli arriva da prima e tutto quello che va dopo sono affari degli altri. La mia responsabilità nasce e muore qui. Se avete mai sentito della storica rivalità tra sviluppatori e sysadmin, qualcuno ha mai sentito di questa cane gatto fra sviluppatori e sysadmin? Leggendo testi di machine, per esempio. Perché normalmente lo sviluppatore faceva qualcosa, dopodiché c'era quello già in produzione, lo dico subito. Qualunque programma che giri sulla vostra macchina non è assolutamente detto che giri su un server, che giri da fuori in un mondo. Una macchina neanche di qualcun altro, neanche del vostro vicino di banco, così facilmente. Perché molto spesso magari avete dipendenza del vostro impatto specifico della macchina, avete sviluppato il vostro software in Windows, C, Users, Marco Occhiato, progetti, sto cazzo, committate, proviamo questo cosa di commentare, date la cartella del vostro sorgente a qualcun altro. Qualcun altro cerca di parlare e dice questa cartella non esiste sul mio PC. È la prima cosa che mi capita quando iniziate a scambiare il software. Classico.
e in generale ci sono cose che vanno configurate diversamente sulla vostra macchina rispetto che su un server, che sia virtuale, che sia fisico, quello che volete. Per cui di solito c'era questo bellissimo rimpallo del sysadmin che dice no, i programmatori sono idioti, il programmatore dice no, sysadmin è incompetente, probabilmente non funziona qualcosa, perché classica mentalità da scapegoating, non è colpa mia perché chi è la colpa viene licenziato. Le vecchie mentalità da praticamente fabbrica o questa qua assomiglia molto alla mentalità di montaggio, se ci fate caso, che viene da una mentalità industriale di quei tempi. Facciamo un salto avanti di diversi anni, finché un gruppo di persone che si erano un po' rotte le scatole di questo sistema, vedevano che questo sistema non funzionava, hanno deciso di cambiare le cose e hanno inventato un altro modo di sviluppo, inventato per una parola grossa, hanno determinato un altro modo di sviluppo che si chiama Agile Development. Io vi farò comunque la storia leggermente corta e vi invito ad andare a leggere tutte queste cose, farvi un po' di esperienza là fuori. Agile cosa diceva? Fra le altre cose, ci sono una serie di principi che magari potremo leggere, però il punto qual è? È inutile che io aspetto di aver scritto tutto il sistema. Beh, immaginatevi S3, prendete S3, non esiste ancora S3, ecco, prendete S3, immaginate che uno debba scrivere da zero tutto S3, un bel pezzo di software complesso, ma magari voi non usate tutte le funzionalità di S3, però nel modello classico waterfall avreste dovuto aspettare 3 anni prima di vedere qualunque cosa. Magari è come sviluppato, è sviluppato così, però è molto probabile. Non mi stupirebbe. Quello che vi sto dicendo è questa metodologia di sviluppo, ahimè, non è ancora del tutto scomparsa. Andate in grandissime aziende, purtroppo specialmente in Italia, andate a quelli che lavorano nelle banche, nelle assicurazioni, avete ancora strascichi di questa. E non solo in Italia, anche all'estero. Io in Irlanda lavoravo per le agenzie governative e le agenzie dell'ambiente, e parte di questa mentalità c'è ancora oggi, ma sta andando a scomparire perché non funziona. Quello che si cerca di fare oggi è: prendiamo il cliente, cortocircuitiamo il più possibile di far parlare il cliente col programmatore, perché sai cosa? Il cliente sa quello che vuole e il programmatore sa quello che bisogna, cosa si può fare e come lo si può fare. Per cui accorciamo la distanza che c'è tra il nostro cliente che era quassù e chi lo sviluppa veramente. L'architetto continua a esistere, ma fa da supervisione, da supporto, non è più uno step intermedio. E sai cosa? Lasciamo che il cliente parli con il developer, gli chieda la cosa più importante, qual è il minimo che si può fare per rendere un software utile a qualcosa. Questo si chiama, nel nostro campo, MMF, Minimum Marketable Feature. Ora, qual è il minimo che devo avere per andare sul mercato? Faccio il minimo indispensabile, lo faccio, lo testo, lo metto in produzione, raccolgo feedback dal cliente, per cui dico: questo è il minimo che serviva, ti va bene o non ti va bene? È quello che volevi o non è quello che volevi? Piccola differenza, questa è una delle settimane, giorni. Contrariamente a quello che ci insegnò Hollywood, in cui il programmatore è il solitario dello scantinato, spiegato, che non parla con nessuno, recluso, nel mondo di fuori il programma
di un gruppo, parte del team. Le skill sociali sono importanti, saper comunicare è importante, ne parleremo più in dettaglio, ma scrivere codice è comunicare. Il codice scritto bene è quello che un'altra persona può leggere e capire. Piccola chicchetta, qualunque codice voi scriviate, fra 3 settimane potrebbe averlo scritto chiunque altro, perché non lo dimenticherete. Se voi riprendete un qualunque pezzo di codice che avete scritto 2 mesi fa, 3 mesi fa, che l'avete scritto voi o qualcun altro, non cambia niente. Quindi è molto facile che, se avete preso scorciatoie, siete voi a pagare e a maledire voi stessi del passato. Sì, così. Per cui scrivere buon codice vuol dire scrivere il codice che è comprensibile da voi stessi del futuro piuttosto che da altri del presente o del futuro che sia. Piccola digressione per dire, lo sviluppatore non esiste in un mondo, lo sviluppatore esiste normalmente in un team. Un team idealmente è composto da persone che si compensano nei vari ruoli. Per noi in particolare, lo sviluppatore è uno che ha conoscenza trasversale di tutto questo, che non vuol dire che non ha una specializzazione. C'è chi può essere più esperto di grafica e essere un po' più debole di sicurezza, c'è chi può sapere di più di database e magari un po' meno di architetture di alto livello. L'idea è che come team cross-funzionale vi compensate a vicenda, per cui se tu non ne sai la parte di sicurezza, teoricamente deve esserci qualche altro tuo collega che può compensare. Quindi se prenderete la carriera del programmatore, inevitabilmente vi ritroverete a parlare, dato dei sistemi che abbiamo, fa la raccolta dei campioni dell'acqua, cioè letteralmente lo stato è tenuto a monitorare lo stato dei fiumi e delle acque potabili, per il progetto che c'è in Nevada, e che ancora oggi non tengo. Per cui c'è letteralmente qualcuno che va là, prende il campione dal rubinetto e misura quanta ferro c'è, quanto veleno c'è in quest'acqua, è potabile o non potabile. Le raccoglie tutti questi dati e una volta all'anno fanno un report all'Unione Europea che dice ok, avete rispettato il minimo di dato, non l'avete rispettato. È un contesto. Vi ho parlato, sono andato nel contesto delle cosa vuol dire fare rent in un appartamento, sincronizzare i calendari. Siamo andati in contesti completamente diversi, abbiamo visto questo qua, abbiamo iniziato a imparare tutto quello che concerne raccogliere dati biometrici con braccialetti, con telefoni, con tutti i vostri telefoni ormai misurano quanti passi fate, quanto dormite, un grande problema. Che vi controlla? Più ne vedete, più troverete alcuni anni che vi piacciono, alcuni che magari non vi interessa altro campo, ma è quello che si sarà sempre buono. A meno che, questo è particolarmente se lavorate in aziende più come la nostra che sono di servizi, esistono altre aziende che sono di prodotto che hanno il loro prodotto e tutta la loro energia è concentrata nello sviluppo di quel prodotto. Spotify, uno. Amazon, fino a Amazon si è iniziata poi, che ha solo vendita, il suo prodotto è il portale Amazon in base, piuttosto che altre che quello che vendono è l'applicazione, allora tu provi a lavorare tutta la tua vita di programmatore e l'azienda a lavorare a migliorare quel singolo software. Però anche là comunque toccherai tutta una serie di ambiti al di fuori. Anche perché comunque in questo mondo odierno di commercio online, inevitabile che poi ti tocca parlare di pagamento online, ti tocca sapere come funziona una carta di credito, un pagamento, cosa puoi fare, cosa non puoi fare, parliamo della realtà. Ti ritrovi a vendere vestiti, scopri come funziona il mondo della distribuzione dei vestiti. È un ambito. Vediamo un po' se fai altro esempio carino.
un altro cliente ci è arrivato con un'idea di startup, volevano, questo era Dubai, a Dubai ci sono un sacco di persone che hanno la casa e non sanno a chi rivolgersi per pulire la casa o per fare il visitaraggio, perché magari hanno solo la casa delle vacanze, picconi, piatti loro, magari no? Per cui era stato fatto un, non è un Aldis, ma era questo qua. Per cui c'è stato un sito, qui si vede invece che c'è stato anche l'intervento di una persona più grafica, quindi anche io mi veniva a vedere che non le griglie, i grafici, le piante che ho mostrato. E questo era letteralmente, io ho bisogno di una persona per 2 ore nella mia casa a Dubai e voglio 2 persone che mi danno cliente. Altro contesto completamente diverso. Per cui non si può dire che cosa faccia veramente un programmatore giorno per giorno. Quello che posso sicuramente dirvi è che in questo mondo, in questa epoca, dovrete interagire con il web. Per cui la prima cosa che dovete imparare, oltre a un linguaggio di programmazione accurato, può essere Java, può essere C#, possono essere altri, questi due sono i principali, diciamo, devo sapere o uno o l'altro, una volta che avete imparato bene uno, posso fare l'altro. Hanno tanti punti in comune, alcuni differenti. Può essere utile conoscere anche le differenze, ovvero dove uno è più forte, dove l'altro è più forte e più debole. Sicuramente dovete conoscere anche il meta, sicuramente dovete conoscere JavaScript. Nota a parte, JavaScript sta a Java come carta a carpet, ovvero non c'è un cazzo di niente uno con l'altro. Questo lo dico perché ho visto annunci di lavoro da fuori che dicevano cerca se esperto JavaScript, Java in breve. What the heck? No, sono due cose diverse. Conoscere almeno un po' di JavaScript è assolutamente indispensabile fino ad oggi. JavaScript vi apre il mondo a Node. Node è un altro territorio leggermente instabile. Può essere interessante farci una. Non dice che stiamo parlando. Può essere interessante farci qualche escursus, qualche esperimento anche sui suoi seri contro al governo. O con non riesci a parlare per fare non ho alcun dubbio, non può confondere la testa. Sembra molto approcciabile, ma è molto difficile. Altri linguaggi che può valere la pena dare un'occhiata è Python. Python è un linguaggio per fare piccoli programmi, linee di comando, piccole analisi, parsing di dati e cose di questo genere. Non ci scriverei una piena applicazione sopra, e soprattutto Python è famoso per essere non retrocompatibile, per cui se avete un programma di Python 2.7 e volete portarlo in Python 3, cazzi vostri. Fate prima di scrivere, di solito. E non è per 2.7.3, ma anche per 2.6.2.7 o cose del genere, ogni tanto ci sono stati storici problemi. Noi e la maggior parte del mondo, siamo di mente, lavoriamo su Linux. In particolare non abbiamo probabilmente avuto, ma questa è una scelta più nostra. Dico il modo sano di mente non per fare la solita crociata Linux contro Microsoft. Io sono Microsoft per decenni, in metà della mia esperienza lavorativa è stata su C#, .NET, Microsoft e compagnia, ma ci sono degli oggettivi vantaggi di lavorare nel mondo Linux che Microsoft sta cercando di colmare, ma non c'è ancora arrivata. In particolare per tutta la parte che riguarda la gestione del deployment per portare un software in produzione. La capacità di automatizzare questo processo che vi dà Linux non ve la dà Microsoft se non piangendo sangue. La capacità di in particolare di automatizzare il qualche software che compila. Devo metterlo sulla macchina, configurare la macchina perché ti faccio già con il server, con un file di configurazione che si chiama così messo in questo punto, piuttosto con un database installato in questa posizione che ha queste caratteristiche, è stato creato questa tabella, eccetera, eccetera.
Per contro, il mondo corporate è ancora molto legato al mondo Windows, quindi, però anche là sta migrando via via fuori dal mondo Windows di base, però esistono ancora tante realtà che vogliono Windows perché hanno sempre avuto Windows. Però se potete, secondo me è fondamentale farsi un'infarinatura di Linux. E non pensate che ci vogliano cose fuori. Io lavoro con Linux da... facciamo per quanti anni. Ricompilare un kernel, che è la prima mitica cosa che sentite. Io lavoro su Linux e compilo kernel 2x3. Ve lo confesso, non l'ho mai fatto. Io lavoro con Linux su tante altre cose. Lo uso nei limiti di quello che è, ma non è che ci sia netto, se conoscendone fuori e dentro. Però ci sono lavorare su quali sono i comandi principali, sono quelle architetture e i principi di base. So operarci. Soprattutto molto molto spesso, quando arrivate in un server in produzione, non avete interfaccia grafica. Per cui dovete sapere arrangiarvi da console, comando, digitare comandi e leggere l'output di un terminale. Quello è il mondo bello. Che c'è molto più spesso da fare. Windows è una delle cose invece molto più semplici perché è tutto sempre punta e clicca. Il problema è che ogni volta dovete iniziare a diventare degli automi, a puntare, a cliccare, a fare una serie di procedure manuali una dietro l'altra, perché essendo punta e clicca è difficile automatizzare. Materialmente. Di questi tempi esiste da ormai da abbastanza tempo una cosa che si chiama Docker. Non ho mai sentito parlare di Docker? Docker, vi faccio la versione veramente edulcorata, veramente piccola, vi permette di creare delle micro macchine virtuali dove avete Linux, per cui create sulla macchina con Postgres senza dover configurare tutto il codice sulla vostra macchina, ma dite scarica la macchina su cui il codice il Postgres è già configurato e eseguite come se fosse una micro macchina virtuale. Sicuramente dovete conoscere il database relazionale e non relazionale. Cosa fate all'università? MySQL? Tirare più o meno le basi. Tirare più o meno le basi, però se dovete ricordare quello che ho fatto prima, quello che ci fosse il corso di. Esatto, quello è uno. Ok, quindi voi non mettete le mani su un database. Eseguendo le insert, le scale, le app, il progetto, ma non c'era niente. Con una oracola di vetro. Faccio così solo perché è un mostro da configurare e mettere su. Ricordi che la relazione che ti stavo sperando io qualche mese fa? Esistono diversi software open source, con un grandissimo vantaggio del mondo Linux, Java, e la disponibilità di librerie e di altri software open source. Qual è la differenza tra open source e closed source? Aspetta. Open è una licenza, non ha bisogno di licenza, quindi non ha bisogno di pagare per dover la royalty per il software open source. Non so. E il codice sorgente è chiuso, quindi non so come lavora il programma. Esatto, la differenza. Codice open vuol dire che voi potete vedere ogni singola linea di codice della libreria che è più importante. E vi assicuro che quando dovete a un certo punto debuggare perché io sto chiedendo alla libreria di mostrarmi un quadrato sullo schermo e mi leggo un rettangolo, ho sbagliato io o ho sbagliato la libreria? A un certo punto dovrete porvi questo problema. E se avete software open, il grandissimo vantaggio non è solo che è gratuito, quindi siete degli studenti, non potete permettervi dei pacchetti di software a caro prezzo molto spesso. E hanno avuto dei vantaggi sicuramente. Ma il vantaggio enorme è che per vedere uno scritto, imparare dal software che c'è da fuori, prendere fuori da quel software magari quello che vi serve e lavorarlo con lo vostro. Nel mondo normalmente Microsoft, il software era chiuso, Microsoft ha aperto tutto il suo framework, il suo software qualche anno fa, tutto il suo
E ancora oggi non so neanche se i vari office e compagnia siano pubblicamente accessibili, al di là di leak, ovvero di qualcuno che si è fatto sfuggire il dischetto con scritto con il codice sopra. Quindi questo è un altro discorso, il nuovo Linux si sposa meglio con la parte del software open che esiste anche in Linux, per carità, ma in Apple è cresciuto in modo più insidioso. Io non questo. No, mi sembra di ripetere quello che dottore anche per il Linux che è fuori Postgres. Ok, Postgres per esempio è il database, sì, no? Come si chiama le macchine virtuali? Docker. Sono Docker container. L'ideale per testare qualcosa, un'idea, cioè per far tirarvi su, se dovete fare diventare macchina, prima la vostra macchina, domani la formattata perché non funziona più, vi siete dovete reinstallarvi tutto da capo. Il fatto è che VirtualBox è una vera macchina virtuale su cui devi installare l'intero sistema operativo, dedicarci spazio su di me. Docker è molto più piccolo e sfrutta il tuo hardware direttamente. Mi permette solo di isolare lo spazio di memoria, lo spazio di esecuzione, una sandbox praticamente. Sì, è una piccola sandbox. Ci sono dei dettagli tecnici molto più accurati, ma prendiamo l'opportunità di parlare solo di questo. Io vi do qualche pointer di cosa da andare a studiarvi e andare a vedere da fuori. Ovviamente qui oggi non posso necessariamente risolvere e spiegarvi tutto. E di tornare indietro quando avete tutte le cartate. Quando cercate di guarda, adesso cerco di risolvere questo problema, vi introiate talmente tanto che non riuscite a tornare indietro. Vi succederà, ve lo garantisco. Se non vi succede per tutta la vostra vita, vi stringo la mano. E chiamo la mano. Non solo, ma vi permette anche di lavorare insieme e dire io ho scritto la versione 1, ho scritto la versione 2, mettiamola insieme e facciamo la versione 3. Di version control system parleremo nelle prossime conferenze, ma mi dicono 5 minuti di parola del leggere perché vi sto uccidendo. No, beh, ma comunque sono un po' anche questioni tecniche che controllano un attimo le apparecchiature. 5 minuti di parola. 5 minuti, se volete giù ci sono macchinette al piano terra, il bagno è in fondo a destra. C'è anche giù nel palco, sopra il piano terra, sì. Il campo della sicurezza è abbastanza slegato da quello della programmazione, cioè chi si occupa di sicurezza nel senso proprio di sono cose che si chiamano penetration test, ovvero qualcuno che cerca di bucarti il sito, di tirarti giù il database, di tirarti a ottenere il tuo password, di entrare nella tua macchina e rubare tutti i tuoi dati, le tue mail, materialmente. E la sicurezza è quello che cerca di impedire che questo accada. Quindi fa lei un finto attacco cercando di bucarti il sistema e ti dice guarda sei vulnerabile perché se uno ti manda un ping su quella porta si apre il firewall e io entro nella tua rete che questo è un mondo ancora abbastanza separato da quello del programmatore. Se vi affascinano cose come virus, se vi affascinano cose come bucare il networking di basso livello, bucare un firewall, bucare un router, allora è un altro percorso ovviamente. Questo non toglie che ci siano tutta una serie di aspetti di sicurezza che devono essere conosciuti da chi sviluppa. Anche solo, ve ne faccio due stupidi. Prima o poi su qualunque sito internet avete dovuto inserire dei dati, che fosse anche il registro che metti username e password. Ora, è possibile, ogni volta che voi potete mettere un dato, potete a un certo punto scrivere il codice JavaScript. Perché quando quel dato verrà mostrato in pagina, se non è trattato correttamente, il programma che rilegge quel dato, che mostra la tabella dei numeri di telefono che avete inserito, se trova del codice JavaScript, lo esegue. Se non è stato trattato dove era.
il codice JavaScript potrebbe dare fuori informazioni sugli altri utenti, potrebbe permettere di entrare. Planitaria, porca no, torniamo serenamente su Planitaria. Su Planitaria, voi non avete mai visto quella parte probabilmente, ma noi come azienda, quando facciamo compriamo un biglietto, fino a poco tempo fa, per farsi mettere la fattura, mettevi la partita IVA della tua azienda, ti veniva la registrazione della tua azienda e la fattura veniva stampata all'azienda direttamente. A un certo punto avevano un bacco, un problema, per cui c'erano due copie dell'azienda e non potevo selezionare una all'altra perché era rotto il codice che mi mostrava la pagina e non mi permetteva di selezionare. Imparate nel vostro browser, esiste una cosa di solito, si accede con F12, esiste una cosa che si chiama console del programmatore, che vi mostra tutte le chiamate che il vostro browser fa, vi mostra il codice che sta mostrando e vi permette anche di scrivere del codice che trovi nella pagina. Manipolando quella pagina siete riusciti a ricorreggere l'errore e selezionare l'azienda giusta. Questi sono aspetti di sicurezza che se programmate bene dovete imparare, dovete circumnavigare, perché specialmente c'era un controllo solo dalla lato pagina che non potessi cambiare bottone, ma se io cambiavo bottone artificialmente mandando i dati al server dicendo guarda che ho selezionato il bottone B, dal lato server nessuno validava che io potessi fare quell'operazione, quindi non me la permetteva. Ci sono aspetti di sicurezza legati al fatto, come si diceva prima, se io devo storare le password degli utenti, devo storarle in maniera cifrata nel database, in modo che se perdo il backup del database non perdo. Quante volte sentiamo nell'anno è stato bucato il server di Spotify, migliaia di password in preda all'internet? Ti stupirebbe di quante volte non è così. Piuttosto che tutta una serie di aspetti. Ci sono degli aspetti di sicurezza che, ripeto, nel momento in cui scrivete buon codice, facile, pulito, sono molto più facili da tenere d'occhio. La grafica, come dicevo, c'è ancora un mondo che fa solo grafica, addirittura ci sono persone che fanno i grafici, nel senso che vi producono una bellissima JPEG, un'immagine del vostro sito, e poi qualcun altro deve convertire quello in codice HTML piuttosto che altro. Certo, poi qualcun altro, il povero stronzo sono io, e vi assicuro che non è divertente molto spesso. C'è tutto un mondo qui, al di là di HTML e JavaScript, di studiatevi il CSS. Imparate che cosa diavolo è CSS e come funziona. Almeno CSS, non dico SCSS o altro. CSS. HTML, JavaScript, CSS dal lato di front-end. Imparate qual è la distinzione fra mostrare qualcosa ed elaborare qualcosa, ovvero la classica distinzione fra quello che è il front-end, che si occupa della grafica, della presentazione utente, e quello che è il back-end, ovvero quello che è veramente il cuore della vostra applicazione. Normalmente sono due pezzi distinti che si parlano tra di loro, ma non sono un tutto uno. Idealmente. Lavorando nelle aziende, qual è la maggior, cioè, il maggior linguaggio che abbiamo usato per il back-end? Java C Sharp. Java in ambito Linux e .NET in ambito... .NET vuol dire C Sharp, vuol dire VB.NET, ma che diventa un di più. Diciamo C Sharp in ambito Linux. In entrambi i casi poi sopra vi trovate HTML, CSS e JavaScript. E ho TypeScript, ma è una sottoclasse di JavaScript. Perdonatemi se qualcuno sa di cosa sto parlando, sa che ho detto una mezza fesseria, ma va bene per approssimare. Sicuramente dovete imparare a usare un IDE per programmare. Io vi consiglio normalmente, più che altro, no, Visual Studio in realtà C-Sharp, perché tutto la parola .NET, Microsoft si sviluppa con una cosa che si chiama Visual Studio. Visual Studio credo che abbia alcuni programmi developer, per cui, che se no una licenza del leader, quello dove editate il codice, costa.
mentre in tutto il mondo Java è gratuita, per cui se volete installarvi un NetBeans o un Eclipse o un'idea, normalmente sono gratuiti, specie per gli studenti universitari. Vi dicevo, database, l'ho accennato a Postgre, è uno dei migliori, PostgreSQL è uno dei database relazionali migliori, anche perché vi permette di mischiare database relazionale e non relazionale. Un po' di anni fa c'era l'hype dei NoSQL database, non so se qualcuno ha sentito parlare, Era il discorso che i database relazionali, quelli che imparate proprio con i diagrammi di relazione, UML, cose del genere, cose che entrate all'università, sono molto rigidi, non sono flessibili, per cui è venuta fuori tutta un'altra generazione di database, si chiamavano NoSQL perché non si programmavano con SQL, non facevate insert, select, update, ma c'erano degli altri modi in cui interfacciarsi con il database. E anche quella è stata una mettevola che è passata, al giorno d'oggi i database relazionali sono migliorati talmente tanto includendo alcuni aspetti dei non relazionali, per cui sono diventati migliori, diciamo, inglobato il meglio dei due mondi, se vogliamo. Ho voluto fare questa piccola digressione per dire anche nel mondo dell'informatica, come in tutti gli altri mondi, ogni tanto passa la stella cometa dell'ultima tecnologia, credo al momento tutti si buttano su quella tecnologia. Oggi questa tecnologia si chiama blockchain, criptovalute, intelligenza artificiale. Metà delle volte la gente dice voglio mettere la blockchain, non c'è un cazzo con la tua applicazione, non ti serve a niente, è uno strumento inutile per te. Ma fa figo, tutti usano blockchain oggi. E ti arrivano questi clienti. Questo non vuol dire che la blockchain o l'intelligenza artificiale non servono a niente. Hanno dei loro applicazioni, dei loro scopi, ma normalmente sono limitati a un contesto molto specifico. Può essere interessante fare un'infarinatura, darci un'occhiata, abusarne o dedicare la vostra carriera scommettendo su queste nuove tecnologie non è una mossa turba a lungo termine. Cioè, studiare queste tecnologie e non studiare base di programmazione, intendo, dedicarvi solo all'ultima FAD vi porta al quando passa di moda vi siete ritrovati senza niente in mano. Un'altra bellissima che gira tantissimo sono microservizi. Microservizio dappertutto e nessuno ha capito cosa diavolo vuol dire un microservizio. E posso dirvi che nessuno l'ha capito perché c'è il mio collega che lavorato in Inghilterra un periodo a fianco a quello che ha inventato i microservizi che ha detto non hanno capito un cazzo di quello che stavo dicendo, quello che l'ha inventato lo dice, non noi. Per chi è curioso mi permetta anche un'altra parentesi, magari dopo un aperitivo di cosa sono i microservizi e di perché sono il male di questo momento. Un'altra di quelle cose che tutti vogliono avere perché gli hanno detto che è figo, ma che riporta ancora ad un'altra cosa in concatenazione. Relazione. Chiunque vi dica che c'è un linguaggio di programmazione migliore di un altro, un sistema operativo migliore di un altro, o una soluzione che è il risolve tutti i vostri problemi, vi sta mentendo. Qualunque software, linguaggio di programmazione, ambiente, libreria, prodotto che usate è probabilmente il migliore in un determinato contesto con dei pro e dei contro. Se voi non tenete conto dell'ecosistema in cui gira il vostro programma non potete capire i pro e i contro di una soluzione rispetto all'altra e la vostra vita di programmatori sarà continuamente un valutare pro e contro perché ci sono mille modi di risolvere lo stesso problema. Qual è il modo migliore? Tristemente solo l'esperienza che dirà veramente. Non ci sono regole d'oro, non c'è vai così che vai sempre tranquillo e in generale non ci sono soluzioni preconfezionate nel gergo, nella storia dell'informatica, si chiamano silver bullet.
si immaginava che esistesse questo mitico approccio al software che avrebbe risolto tutti i problemi. Silverbullet del proiettile d'argento per ammazzare il cancro, o i vampiri, o quello che è. Non esiste. Sarete sempre voi a dover fare delle scelte educate, ma per poterle fare dovete capire il contesto e i pro e i contro di ogni cosa che voi andate a usare. Un altro modo per farlo, e questa è una cosa che mi stupisce sempre, un altro modo per fare un minimo delle ossa, per vedere il mondo che c'è da fuori, esiste un mondo di conferenze, specialmente a livello europeo, italiano non tantissimo, almeno non sono di altissimo livello, ma ci sono anche in Italia, ma esistono conferenze all'estero. Le più grosse sono le GOTU, che sono Amsterdam, Copenaghen e altre. Noi andiamo molto spesso a quella Budapest, un metodo di voto non me la ricordo. La cosa interessante è che noi come sviluppatori paghiamo più di 1000 euro di biglietto a queste conferenze. Voi come studenti avete la possibilità di andare a una di queste conferenze, farvi un pomeriggio di portare in giro la cassa dell'acqua piuttosto che aiutare le persone a fare le riprese video piuttosto che altro, e entrate gratis a queste conferenze. Ma nessuno lo sa. Mi fa impazzire questa cosa, la scopri quando inizi a lavorare, quindi non arrivo sempre uno studente. Scoprite che esistono queste cose. E sfruttate. Perché molto spesso, se non esistono questi programmi di validarci, dare una mano quello pomeriggio e degli altri due giorni di conferenza, ti si segui di tutti i topi che vuoi. E ci sono persone che parlano da fuori e vi mostrano qual è il mondo poter confrontare in due o tre giorni con un sacco di realtà, perché se questo vi raccolta, io avevo questo problema, c'era la gente di Netflix, che sono quelli che hanno inventato i microservizi, in parte, o meglio, i primi erano gli applicati delle scale globali, che mi dice, avevo questo problema, ovvero 2 milioni di persone che volevano guardarsi il film di Peppa Pig, mi dispiace per loro, come soddisfavo 2 milioni di richieste al secondo, come ho fatto ad avere una scrittura del genere? Ed è chiaro che voi siete agli inizi, non sapete neanche scrivere una tabella HTML in questo momento, molto probabilmente. Però, man mano che acquisite esperienza, sentire voci, sentire tecnologie, sentire soluzioni da fuori è un modo importante per crescere. Ci tengo che lo scopriate adesso, prima che sia troppo tardi. Perché anche qua laddove non ci sono le entrate gratuite, quantomeno per studenti universitari, se avete prezzi scontatissimi. Scoprite la terra dell'Europa, andate a vedere Amsterdam, mi fate una canna e vi guardate la conferenza. Magari qualche illuminazione anche. Queste illuminazioni! Altre cose, so per non divagare del tutto, che volevo dirvi. Scoprite la differenza tra quando avete fatto, siete riusciti a scrivere il vostro software, che è la vostra tabella della rubrica telefonica, l'ho buttata là, ma puntate quello che volete. Scoprite cosa vuol dire farlo girare su un server, su internet. Amazon ha tutta un'altra branca che non c'entra niente con il vendervi quello che vi fate su Amazon, che è Amazon AWS, che sono macchine virtuali per cui voi comprate la disponibilità della macchina in un data center enorme, c'è cioè un Dublino, Francoforte, non ricordo dove c'è, in tutto il mondo, in cui letteralmente voi comprate per pochi dollari al mese, per pochi euro al mese, una macchina su internet con un IP pubblico, su cui voi potete collegarvi, deployare la vostra application, deployare il vostro sito e gestirvelo. Fate una prova con chi avete tutto il tempo del mondo con l'università. E c'è il FETIR, anzi scusa, il primo anno è gratuito. Per tutti. AWS. Amazon AWS. Anche Google Cloud Platform. Google Cloud Platform e Microsoft Azure. Ma come universitari sia Azure che Visual Studio che IntelliJ si devono gratuiti perché sono tutte le università. Perfetto. IntelliJ è una buona. IntelliJ tutte le branche, non solo IntelliJ. Buono. Piccola nota margine, se dovete lavorare con Java vi consiglio di fermarvi a Java 1.8. Java 9 e 10 stanno subendo delle trasformazioni, ma in un'altra direzione, in questo momento sono un casino solo da installare. Aspettate che controlliamo un attimo, fermatevi a Java 8,
fermate il B sotto punto 2 non andate oltre perché il rumore fanno cagare veramente. L'intelligenza è un'ottimissima alternativa, se come studente volete andare gratuitamente, via. Per il Navaragnano. Imparate Dungeon Crawl System, ne parleremo se vi interessa, facciamo altre conferenze, faremo una specifica su Git, che è il Dungeon Crawl System più usato al mondo. Tra parentesi, Git è una cosa che vi serve non solo per scrivere codice, ma anche scrivere la vostra tesi, se la scrivete con tutti i sangue in mente in date, sotto un markdown e non in Word. E se voi fate su informatica e scrivete la vostra tesi in Word, poi vi... Altre cose che... Parlate anche voi, se volete, se avete curiosità, dubbi, qualcuno ha detto linguaggi... C'è una più domanda, botta risposta. Quanto abbiamo già ancora C? A livello di software, un cazzo di niente, a livello di firmware embedded parecchio, mentre C++, che è l'evoluzione di C, scusate, ovviamente, la terza più importante branca è C++, che per questione di performance è ancora usato tutta la parte di giochi, high performance, video e cose di questo genere. Però è un mondo un po' più di nicchia ormai, sta diventando. Se lo scrivo l'applicazione enterprise, il gestionale, l'interpretazione machine to machine, il discorso sul sito web, è difficile rispetto a questi tempi almeno per fare C++. C Sharp non riesce a fare dentro C++ su queste cose qua? No, perché C++ ha il vantaggio e lo svantaggio di avere il controllo diretto della memoria. C-Sharp non ha la possibilità di usare puntatori e... Esistono puntatori ma non hanno lo stesso potere, non hanno né bene né male, perché vi protegge un po' di più, vi dà un ambiente un po' più sandboxato C-Sharp, ma dall'altra parte non potete, non avete le stesse performance perché siete bloccati dentro la sua sandbox. Mentre C++ potete fare le cose bellissime, velocissime, fighissime, perché andate a bassissimo livello e vi fate dei danni catastrofici quando non sapete cosa state facendo. Java, c'è cioè una volta il mito che Java fosse lento, non aveva un cazzo, non lo vuoi più da 20 anni, Java è veloce contro gli altri. Il grossissimo vantaggio di Java è che è portabile. Cioè la Java Virtual Machine gira sotto Linux, sotto Windows, eccetera. Se vi dicono che lo stesso identico programma vi genererà sotto Linux, sotto Windows, non è sempre bello. Ma sarà molto facile adattarlo, questo sì. Ma non è detto che si dia esattamente la stessa modalità. Programmando in Java, so che aveva problemi, cioè non so, nell'ambito di Java problemi con il get batch collector. Ce l'hai ancora o è stato risolto con noi? Più che altro il grosso problema di Java nell'ambito dei giochi era il scarso supporto di DirectX, OpenGL e cose del genere, che erano molto più indietro sui sistemi operativi Linux e Unix rispetto a voi, perché si sono sempre sviluppati prima per il mondo Microsoft. Il mondo si sta cambiando, guardiate quanti giochi stanno venendo. Se mai vi installate una distribuzione di Linux, installate di Steam e scoprite quanti giochi stanno migrando anche verso Linux. Il problema del garage collector che in realtà ce l'avreste anche su C-Sharp, quindi non è necessariamente quello. È una questione di ecosistema. Come ho detto prima, a seconda di quello che dovete fare, ci sono ambienti e linguaggi che saranno più favorevoli. Noi sappiamo bene che Steam gira sotto Linux perché la cosa pranzo è macchinare Left 4 Dead piuttosto che altro. Software e linguaggi per programmi scientifici, per raccolto scientifico? Ovviamente a parte i vari matematica, i vari MATLAB, i vari R, esistono, ma di solito esistono in un vuoto accademico, per cui raramente, eccezione estrico, escono dall'ambiente accademico. Esistono
Diciamo che è vero che un'altra professione che sta un po' emergendo di questi tempi è il data scientist, ovvero chi si specializza in avere un immenso database, tutti i dati che Google raccoglie su di voi, e determinare in base agli acquisti, dai movimenti e ai posti che ha visitato, io scopro che tua figlia è incinta e quindi ti propongo il biberone in offerta. Ed è successo. E i genitori sono incazzato perché, ma cosa state dicendo a mia figlia incinta? Lei che parlavo di tutto stasera a cena. Successo, storia vera. C'è chi studia anche queste cose qui, piuttosto che studiare nell'ambito del segnale, studiare il ruolo del segnale e anticipare i problemi in linea. A proposito, ti interessa mai ambiente data science? Magari dall'anno scorso, due anni fa, l'aperto con il barriere è la magistrale di data science, quindi mi interessa e mi interessa di ginocchio. Il nostro collega sta facendo il master in data science online, con l'università del Michigan, cosa del genere. Un'altra bellissima risorsa, grazie che mi hai parlato su questo momento, un'altra bellissima risorsa sono i vari Udemy, i vari MOOC, che si chiamano MOOC, no? Sono tutta una serie di Fortnite che fanno i corsi, alcuni gratuiti, alcuni a pagamento, ma naturalmente sono contenuti, e vi fanno i corsi di Java piuttosto che di tecnologie web e di X. E di X. Per esempio sono altri sicuramente validi, però anche lì, così come un'altra bellissima risorsa per specialmente voi, esistono miliardi di siti da fuori che hanno coding challenges. Ora vi danno un problema e vi dicono scrivi sotto per risolvere questo problema. E per dimostrare che l'avete risolto, di solito vi danno dei dati di test, cioè degli input che dovete impastare il vostro programma e deve dare la risposta corretta. Il punto è molto spesso che questi sono soltanto utili per iniziare a padroneggiare un linguaggio. Sono un po' come i sistemi che vi danno i professori del scrivi il programmino che è data una stringa e conta quante A ci sono dentro. Sì, quando siete all'inizio il primo step è sicuramente quello, ma cercate di andare a questo, cercate di chiudere il cerchio veramente. Immaginatevi, io devo sviluppare un software per qualcuno, ripeto, la cosa più indicata al giorno d'oggi è un'applicazione web, perché il mondo lavora su questo affari, o se è un browser, se è un'applicazione difficile. Il vecchio Word, che lanciavate Word.exe mesi prima, sta andando via via a scomparire, ancora la sua nicchia, ma non è il modo principale su cui scontare fino al giorno d'oggi. Per cui cercate di scrivere un'applicazione completamente e cercate di arricchirla sempre di più. Tenetela molto piccola all'inizio, non sparate in grande cercando di fare tutte le cose più impossibili tutte in una volta. Cercate di fare qualcosa di piccolo e poi man mano migliorarlo. Ma preoccupatevi anche del ok, cos'ho un database, come creo un database, come mantengo un database, quali sono i problemi. Nel vostro piccolo non occorre che diventiate matti. Provate, vedete, riesco a salvare un record del database e la volta dopo ritirare sull'applicazione e dimostrare in tabella? Sì, no. Già qua troverete delle challenge che se avete già risolto, quando andate in azienda ci fate molto meno fatica, voi e noi. Lavorate insieme e un altro piccolissimo discorso, cerco di essere veramente breve. C'è un discorso che faccio sempre su come la mente umana apprende. Ci sono diversi articoli accademici, ce n'è uno molto interessante, From Novice to Expert, che è stato scritto in ambito medicale, che scrivevano come vedevano l'esperienza del nurse, dell'infermiere, come cambiava l'approccio a un problema di un'infermiera novellina verso se esperta. E scopri che all'inizio del tuo apprendimento cerchi delle regole fisse, cerchi la regoletta che ti dice se stai facendo la cosa giusta o la cosa sbagliata. Questo viene anche dalle arti marziali. All'inizio delle arti marziali fai sempre il movimento e ti dicono quello è il movimento, eseguilo 1000 volte quel movimento in una certa maniera.
nell'ambito della programmazione è fate mille volte l'esercizio stupido di tirare fuori quante A ci sono nella stringa o quante coppie di lettere ripetute sono nella stringa. Puoi rompere la valle perché se non si può essere sicuro se è scritto la domanda. Esatto. Cercate sempre la validazione all'inizio. Poi dopo nella fase in cui la regola l'avete capita, non ci pensate neanche più tanto, le applicate immediatamente e vi vengono automatiche. La mente umana non riesce ad allenare contemporaneamente a mente più di 3-4 cose alla volta, 3-4 concetti distinti alla volta. Però ha la capacità di prendere i concetti e raggrupparli fra di loro. Per cui la prima volta che guardate un codice, un sorgente, se non capite neanche che cos'è una variabile, qual è, cos'è un ciclo for, o che cosa vuol dire fare un toString, vi fermerete a ogni parola di ogni riga, come quando imparate a leggere, inizio imparate a leggere una lettera, poi iniziate a leggere sillabe, poi avete iniziato a leggere parole, all'inizio cercate lettera per lettera, adesso vi date un colpo d'occhio a una frase e leggete automaticamente, è lo stesso principio. Tanto è vero che ho dimostrato che se voi scrivete mantenendo la prima e l'ultima lettera e mescolate quelle in centro e leggete veloce, non è progetto. Cercate questo studio su internet, è veramente divertente. Ci sono testi in cui hanno mantenuto la prima e l'ultima lettera, mischiato tutto quello in mezzo e voi lo leggete tranquillamente perché siete talmente abituati a leggerlo, a leggere l'insieme delle lettere e comporre la parola nella vostra testa, che anche se sono fuori ordine non conta. Allo stesso modo come imparate a programmare, non aspettate bisogno di fare il salto del gigante, e se trovate qualcuno che vi dice questa regola è stupida, non è necessariamente sempre vero, può essere vero in un certo contesto. All'inizio cercate di capire i piccoli pezzi, di familiarizzarvi man mano con quello che avete. A un certo punto, quando avete abbastanza esperienza, le soluzioni vi vengono automatiche. Paradossalmente questo è il problema opposto del abbiamo un paio di persone veramente brave in matematica che ti risolvono un problema così ma non ti sanno spiegare come. Scommetto che ne avete incontrato nella vostra vita perché l'hanno talmente internalizzato, lo fanno in una maniera talmente istintiva che non sanno più spiegare il ragionamento per cui lo fanno. Da questo punto di vista, un buon metodo di insegnamento, ed è uno dei motivi per cui io sono qui oggi, è che spiegare agli altri vi aiuta a capire. Quando ho spiegato alcune cose di JSP a Marco, mi sono posto domande che non mi ero mai posto prima. E ho capito meglio quello strumento che stavo usando.